Buongiorno. Come mai all'improvviso fa così freddo? Metta giù quella pentola. Non si preoccupi della sua vecchia madre che oltretutto è sorda. Il tempo è denaro. Se vuole avere la compiacenza di sedersi, signor Fusi, prego. Lei sta sprecando il suo tempo in modo molto irresponsabile. Glielo vorrei dimostrare con un piccolo rapido calcolo. Un minuto Mi scusi, signore, ma sto morendo di freddo. contiene 60 secondi. È un'ora, 60 minuti. Mi sta seguendo? 60 volte 60 fa 3600. Ci sono 24 ore in un giorno e 365 giorni in un anno. Per cui abbiamo un totale di 31.536.000 secondi ogni anno. Quanti anni ha, signor Fusi? 42. 42 anni di vita, fino ad oggi fa, dunque, fa un miliardo 324 milioni 512 mila secondi. È vero che è impressionante come cifra, Sì. sì? Quante ore dorme generalmente per notte, signor Fusi? 8 ore? 441 milioni e 504 mila secondi. Lei li butta via in questa maniera. Quanto tempo dedica al suo lavoro ogni giorno? Beh, più o meno 8 ore. Ciò significa che dovremo addizionare la stessa cifra alla colonna dei secondi in meno. Quanto tempo impiega ogni giorno per i pasti? 2 ore? 110 milioni, 370 mila secondi, per essere esatti. Lei vive qui con sua madre. Le dedica un'ora al giorno. Si siede e le parla, malgrado la vecchia sia completamente sorda e non senta nemmeno una parola. Quindi facciamo 55 milioni 188 mila secondi. Sappiamo inoltre che lei va al cinema una volta alla settimana e che altre due serate le trascorre insieme agli amici alla taverna e che legge anche un libro di quando in quando. In poche parole, lei ammazza il tempo con queste inutili attività a ritmo di 3 ore al giorno, che fanno 165 milioni 564 mila secondi. Va tutto bene, signor Fusi? Ancora un attimo e avremo finito. Ma prima dobbiamo affrontare un altro capitolo specifico della sua vita privata, signor Fusi. Lei ha un piccolo segreto, lo sa cosa voglio dire? È al corrente anche di questo. Io pensavo che eccetto me e la signorina Daria. Ha intenzione di sposarla per caso? No, non funzionerebbe mai. Ciononostante, lei va a trovarla ogni giorno, per mezz'ora, le porta un fiore. Perché mai? Ma perché questo le fa tanto piacere? Ma considerandolo obiettivamente, è solo tempo perso per lei, signor Fusi. Una inutile perdita di tempo per un totale di, sì, una cifra totale di 27 milioni e 594 mila secondi. E se a questo aggiungiamo che lei ha l'abitudine, prima di andare a dormire, di sedersi davanti alla finestra a pensare a tutto ciò che le è successo, allora dobbiamo detrarre un'ulteriore somma di 27 milioni 594 mila secondi, per un totale di 1 miliardo 324 milioni 512 mila secondi. Se vogliamo essere esatti. E allora, signor Fusi, cos'è rimasto dei suoi 42 anni? Vediamo. Niente. Il vuoto, zero. Questo è il bilancio della sua vita fino ad oggi, signor Fusi. Non crede che dovrebbe cominciare a risparmiare un po' di tempo? Certamente. Cosa dovrei fare? Lei saprà senz'altro come risparmiare il tempo. Se me ne resta ancora, lo devo restituire. E se deve essere così, dove?
Non si preoccupi di questo. Può lasciare a noi questi piccoli dettagli. Sia pur certo che neppure un secondo del tempo che avrà risparmiato andrà perduto, signor Fusi. Va bene?